PC per l'editore Zandebu, con cui avevo pubblicato nel 2008 Scusi, un romanzo all'interno che verrà proposto in formato ebook il 14 ottobre, lo vedremo dopo. Io invito, sono venuti qua da Torino, mi hanno fatto questo regalo grandissimo, quello che io sento essere il mio primo e vero unico editore, l'editore della mia vita, sta piangendo, chiamo Mariano Martino, l'editore di Zandebu, che mi ha pubblicato non una volta, ma tre. Dunque, Zandebu è nata nel 2005 come editore cartaceo e con tutta la fatica che potete immaginare. Per 5 anni abbiamo pubblicato libri di giovani esordienti, tra i quali anche il nostro caro Fabio. È stata una storia un po' particolare, nel senso che io ero disperata perché mi arrivavano solo delle ciofeche pazzesche in casa editrice, delle cose brutte, brutte e leggibili. Allora un giorno ho scritto a un nostro comune amico, che è Matteo Bibianchi, e gli ho chiesto: ma senti Matteo, tu che hai una rivista, non è che conosci un autore bravo che magari c'ha un bel romanzo nel cassetto e che vuole pubblicare? E lui ha subito pensato a Fabio e mi ha proposto Mario Berno. E quando l'ho letto è stato proprio un colpo di fulmine pazzesco, non potevo farlo scappare. E così appunto è uscito, e insomma è stato un piccolo, dico piccolo perché la casa editrice era minuscola e non è tuttora, però insomma è stato un piccolo gioiellino. Hai avuto un sacco di... Cavoli, la nicchiera... Sì, pazzesca. E quindi quando abbiamo deciso di riconvertirci in digitale siamo passati al lato scuro della forza, quindi tutto il bug mobi, tutte queste cose orribili, ma non così orribili, non abbiate paura delle buste, leggeteli, costano anche poco. E quindi abbiamo pensato subito di coinvolgere Fabio, che ci ha proposto questo meraviglioso manuale molto divertente, che è appunto Okay Panico, dove si ironizza un po' sulle crisi di panico, sull'ansia, eccetera, eccetera, perché voi non lo sapete, ma in realtà è divertentissimo avere degli attacchi d'ansia in mezzo al supermercato, no? E bisogna goderne, insomma, come si può dire? Tu come diresti? Vero, a pieno. Bravo. Sì. E, dopo quasi un anno dalla riapertura in digitale abbiamo deciso di ripubblicare Malinverno, perché un po' perché ce lo chiedono in tanti e ormai è un cult, un piccolo cult. Sarà in digitale, sarà in una versione un po' riveduta e corretta e con una nuova copertina, e dal 14 ottobre sul sito www.zandebu.it, quindi preparatevi, è facile scaricarlo e insomma, se poi non avete dei problemi iscrivetevi.